Ragazzi, sfida per voi. Ogni 1000 like in questo video andremo a shoppare 20 euro nel prossimo chest opening. In questo video qui apriremo ben 70.000 gemme, cioè 550 euro. Però voglio rovinarmi, tutto nelle vostre mani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E ragazzuoli, seguitemi nel sito Viola, link in descrizione, per vedere tutti i giorni live su Clash Royale, così da non perdervi assolutamente niente. Quindi vi aspetto tutti quanti. Ragazzuoli, la sfida è lanciata. 1000 mi piace, ogni 1000 mi piace, 20 euro di shoppata, di chest opening nel prossimo video. Come sempre è tutto nelle vostre mani, iscrivetevi al canale e buona visione ragazzi. Ok ragazzi, sono le ore 15, quindi ufficialmente benvenuti in questo chest opening dove andremo a spendere un bel po'. Cioè in realtà li ho già spesi, andremo a renderli un po' più utili forse, perché tenerli lì fermi al senso che ha. Ragazzi, vi rubo un attimo il video, praticamente è suddiviso in questo modo. Il baule fortunato di quest'oggi era molto interessante per potenziare le mie carte, quindi nella prima parte apriremo un bel po' di bauli fortunati fino a maxare alcune carte, e dopo partiremo con i bauli del re leggendario. Insomma, così almeno sapete com'è suddiviso il video. Andremo ad aprire pure quelli, naturale. Sì, perché quelli c'è più 250, quelli da 250, cosa, non so se conviene. No, 250 no. 750 solamente se ci sono le tue carte, come, esatto, come adesso. Andiamo. Però mi devi dare le carte a modo. Vabbè, mi ha dato 211 jolly, che è perfetto in realtà. Buono, bravo. Mini pack, let's go, 54. Se mi dovesse dare mini pack tutto il tempo, lo si maxa. E boia, sì, che non gliel'ho chiesto il boia io. Qualcuno glielo spieghi. Glielo ho chiesto io. Vediamo il secondo, il gran baule fortunato, 1900 di oro. Vabbè, con la scusa, allora lo tiriamo su. 54 jolly, che è tanto che trovare i mini pecca. Il gigante royale, che in realtà io non uso, però comunque non è una carta brutta, perché voglio dire, è una carta un po' noiosa, magari più avanti posso... E Dark Prince, ok. Signor baule questo in realtà, perché con le 54... Con i 54 jolly praticamente ho trovato la qualsiasi. Cioè io andrei avanti ad aprire sti bowl finché non arrivi col principe nero maxato, poi vedi. Ma considera che comunque in quello da, per quello da 2500 mi dà 9 jolly epici, che è tanto che trovarli, però mi costa 3 volte tanto. Quindi effettivamente... Di sicuro fino a quando ti manca il Dark Prince vai avanti a aprire questi, perché almeno manca. Gigante Royale, i maialini mi deve dare, ma che gioco giochiamo? E Dark Prince. Però quanti ne devo aprire? Considerando se dovessi trovarli in ogni baule sono 126. Calcolatrice, sì, 126. Tutti quindi sono 20 bauli. Insomma è tantino, sarà intorno alle 15.000 solo qua più o meno. Ok, quindi continuiamo ad aprire. 7.50. Sì, deve darmelo sempre, tra l'altro. Gigante Royale, a sto punto quasi lo inserirò, che ne so io. Vediamo cosa farci più avanti. Mini pack, boni. Buonissimo. Dammi sto Dark Prince. E let's go! Si vola. Io ho dei... Non ho delle cose epiche, strane, ambigue, no, vero, no. No, non c'ho nulla. Però c'è quelli rari che hai preso prima. Esatto. Sì, ho quelle rare. 21.000 gemme o 12... Quante gemme saranno? 14 sono... No, sono di meno, raga. No. 20 sono 15. No, vabbè, ma sicuramente mi può dare la palla di neve gigante? Che ce l'ho all'1? Vabbè, non è simpatica questa cosa. Mini pecca, porta via. Andiamo a 300. Dammi il Dark Prince, dai, salviamola. E Dark Prince, let's go. Andiamo a 90. Sì, ma qui vai tranquillo, cioè nel senso. Sì, però la leggendaria potrebbe tirarla fuori. Ma ce l'hai un libro raro? Non c'ho nulla, ho finito tutto. Abbiamo le 9 jolly epici, quindi 9 Dark Prince. Buonissimi. Gigante Royale, esatto. 210. Ah, me l'ha data, le Fireball. Allora, mi servirebbe niente, qualsiasi cosa di quelle che ho in realtà. 4 skip effettivamente vuol dire che c'è la leggendaria sicuro, perché sennò come fa? Sì. Vabbè, ma quando sono leggendaria ti si illumina. Va bene. L'unica che mi mancava, quindi va bene. Mi mancava solo il Fantasma Royale, quindi va bene così. Ah, porta via.
Esatto. No, vabbè, non ce l'avevo, quindi va benissimo. Ok, un bel baule, un bel baule per 7,50. Un baule molto onesto. Mastino lavico per noi. No, niente mastino lavico per noi. Abbiamo il jolly, quindi abbiamo praticamente trovato... Beh, vediamo se metterle sempre sulla zap. Sì, ti conviene. Dammi mini pack e Dark Prince. Mini pack, ed è buono, e Dark Prince ed è il baule dell'anno. Boh, questi qui sono i bauli che vogliamo. Buonissimo. Questi qui sono i bauli che vogliamo perché mi ha dato tre carte che mi servono. Invece che il gigante royale, che sinceramente è un po' stufato. Quattro skip, attenzione, ce l'abbiamo di nuovo teoricamente. Sì, perché lampeggia il numero, quindi altra leggendaria. Altra leggendaria. Mi dai 211 giganti, 210 giganti royal. Comunque potrò pensare di portare su, perché un mazzo alternativo col gigante royal non mi dispiacerebbe. Però ora che ne maxi due di mazzi, ha voglia. Sì. Ha voglia. Fireball, che comunque va bene, però in realtà preferirei mini pecca, perché la fireball proverò a portarla su con un libro, perché ci metto un'eternità. Dark Prince, e andiamo a 110. E dammi qualcosa che uso. Tronco. Dicendo, a questo punto forse ti conviene usare il libro per il mini pack quando lo porti al 12, se la Fireball ne è tipo 300 su 1000. Fireball ne ho 109. Però sì, tipo, sì. Vai avanti col tuo opening e le trovi. Sì, sì, se mi... Tra jolly e cose varie dovrei riuscirci. Jolly rari, ok. Qui bisogna capire se conviene metterli da una parte o dall'altra. Ah, ma così, ma oggi può. Gigante Royale, che vabbè, in realtà poteva anche no, e Dark Prince. Vabbè, il Gigante Royale bello, sì, però non usandolo. Vada. Tre skip. Gigante Royale, che praticamente me lo fa portare su tantissimo. Sì. Mini pack, andiamo a 420. E Dark Prince teoricamente. E Dark Prince andiamo a 128. Quindi ne mancano ancora 72. Non pochi. Ma quante c'è anche dei giochi? Io sono abbastanza fermo con le coppe, anche perché non sto scalando. Ah sì, è vero, ne ho 9. Sì, 9. E le rare, queste 108 rare, devo capire a sto punto. Io andrei sul mini pack, lo porterei a 500 e passa carte. E siamo praticamente molto vicini a portarlo al 12. E magari con il libro si porta il mini pack al 13. Nel frattempo vediamo con le fireball come gira. Tra pass, non pass, magari prossima season si riesce a fare qualcosa. E molto più content. È normale, voi volete quelli, è normale. 8 bauli mi dicono. Quindi se dovesse darmeli in tutti i bauli, sì. Gigante Royale, che sto sempre più pensando di inserirlo prima o poi. Mi dà una bella Fireball. E teoricamente, come epica, c'è solo quella. Quindi o mi dà il Jolly o mi dà il Dark Prince. Perché non mi sta dando più nient'altro a parte quello. O mi dai i nuovi Jolly epici o mi dà il Dark. Quindi in realtà va benissimo. Oh, Jolly comuni. Li buttiamo sulla zap, che in realtà forse è quasi meglio rispetto al gigante. Fireball, e quindi va su a 200. E dovrebbe essere l'ennesimo Dark Prince, quindi andiamo a 155. Beh, con il Dark Prince al 13, prossima season libro, sì. All boia, prima infatti mi ha dato il boia, è vero. L'unica volta che mi ha dato il boia, però su quanti bauli? Su tantissimi. Quindi in realtà va molto bene. Andiamo ad aprire. Ok, Jolly Epici 2, perché tua madre è un'incredibilissima. 200 giganti. In teoria però... scusami, però che calcolo sta facendo? Me ne dovrebbe dare 9. E forse te ne darà 7. Infatti mi dà 7 bocciatori. No. 7 bocciatori. Ma non pensi di maxarti le Giant, mi dicono in chat. No, le Giant anche secondo me lo nerferanno. Però un altro mese lo si fa con le Giant, è pieno. Perché se ne parlava a settembre. Sì, ma infatti per me stanno sbagliando. Cioè, da quando hanno messo i bilanciamenti a 3 mesi al posto che un mese, tre mesi passano un bel po' di season.
Cioè, giochi sempre lo stesso deck per 3 mesi, non mi piace. Eh no, poi esatto, voi che giocate a coppe a modo. Quindi mi ha scammato un baule. Mi ha Che ti ha scammato un scammato baule. un po'. Basta. No, dai. Due che te li ha dati. Meglio di niente, No, sì, due sì, due sì. Ora devo riuscire. Siamo a 5. Sono partite 10.000 gemme, non male. dai. Se vuoi puoi cominciare anche a prendere i bauli grossi. Vabbè, forse ti conviene aspettare di maxare Dark Prince. Dovrei riuscirci, a meno che non fa scherzi. Fireball. Sì, ma tanto nei bauli leggendari sono assicurati i jolly, quindi alla fine easy. Tu gira e lo porti a 8.000, ce lo maxi così. Eh sì, è vero, ne però effettivamente trovo 9 jolly, però trovo le molte più leggendarie Sì. per portare un po' di roba su, anche perché comunque per portare le mie leggendarie al 12 mi servono 19 jolly. Ti Sono servono bel due, po'. una più due, no, uno, aspetta, una, due, Più quelle sono che 14. trovo, più quelle che troverò. Ne servono Insomma. 16. Sono tanti. Ok, buono, 9 jolly epici. Quindi portiamo sul Dark Prince ancora. Gigante Royale che vabbè, 2500 carte. Ha solo 6 jolly, quindi me ne servirebbero un sacco di più. E Fireball a spam, va bene, a sto punto quasi la Fireball arriva a 380 La mia vita. carte. Ecco, se mi avessi dato mini pack su mini pack sarebbe già il 12. Però vabbè, dai, va bene, va bene. Sì, oh, ok, abbiamo le jolly rari, quindi teoricamente va come mi dà un bel boia adesso invece che il dark. Gigante Royale comune e il boia sicuro, no, Dark Prince, ok. Quindi siamo a 175. Ne mancano altri. Ok, jolly buono, 211 invece che il Gigante Royale molto meglio. Fireball che la sta spammando di brutto, quindi siamo quasi a metà del livello 12. E Trivella Goblin, incredibile! La Trivella, pazzesco! Conviene ti conviene usare i comuni perché sennò poi ti, non so se con i bauli te li accumula. Sì. Ah, ok. Gigante Royale, 3000 carte. Ancora Fireball. E vabbè, niente. Giant, leggendaria perché c'erano gli skip, quindi va bene. Recuperiamo qualcosa, però vabbè, leggendaria è destino. Vabbè, va bene, dai. Anche perché alla fine per averla a un livello decente dovrei averlo almeno all'11. Le Giant. Oddio, non lo porto un po' su, effettivamente. Diventa Dammi 61. qualcosina che ho, gentilmente. Boscaiolo, vabbè. Lo porti quasi all'11. Quindi in realtà volendo. Tanto voglio dire, l'oro poi non è che ci mancherà. Che si potrebbe anche. A che livello lo porto? Al 10 e 10. mezzo, dopo 30 carte su 50 che avresti. Quindi in realtà, dai, se lo si riuscisse a portare all'11, quasi quasi si potrebbe anche pensare di costruirci qualcosa intorno. Poi vediamo, dai, in caso. 27 di 50, te l'ho detto. Perché è allucinante come carta. Cioè, è proprio fortissima. Quindi ci si potrebbe fare 200 e passa Gigante Royale, classico. Mini pecca, ha deciso di andare così meglio perché l'avrei portato al 12 un'ora fa. Ancora Dark Prince. Una volta che siamo a 200 Dark Prince andiamo ad aprire i bauli da 2005, tranquilli ragazzi. Appena andiamo a finire i bauli fortunati andremo ad aprire gli altri. Due paure e finito. Eh sì. Ah, ma c'hai jolly? Quanti ne Sì, ho? nove, nove. Quindi in realtà me ne manca uno. Ok. Infatti, 79 arcieri, cioè, stai trollando. 130, niente, sta trollando. 132 pipistrelli. Che non si sa mai, dici no? Te lo giuro. Fireball. Cioè, da pazzi. Da pazzi completo. Dark Prince. E l'hai E ce maxato. l'abbiamo fatta. Let's go. Dammi sto Dark Prince maxato. Oh, abbiamo. Bravo. Madonna, quanto cazzo costa? Magari tra un po' lo facciamo. Madonna, costa 100k. Chi cazzo li ha? In un'altra vita, popolo. Ok, quindi teoricamente mi fermerei qua ad aprire quelli Sì. fortunati. Perché so che vogliono questi.
Usa i gettoni su mini. Vabbè, poi li usi dopo, li usiamo dopo i gettoni. Ah sì, beh, sono 54, effettivamente c'hai ragione. Quindi per quanto riguarda le comuni, che ne ho 844, converrebbe portare la zappa a 1600. Belli, sti 800! Ciumo! Non puoi farla al ponte fare una torre così Mi in fa la 30 secondi torre. neanche. Primo baule di quelli a modo. Primo Se no, baule di metto quelli a Gesù modo. Cristo. Metto Gesù Cristo che fa tre corone direttamente. Giusto? No, infatti, contiene un jolly leggendario, una leggendaria scelta, 25 epiche, 76 rare e tutto il resto comuni. 4600 di oro, dovrei comunque arrivare teoricamente ad avere l'oro necessario, se no lo shoppo a parte. Fa un po' ridere, ma cosa devo fare? No, non te lo trovi nei banchi loro. Allora, partiamo con 70 jolly comuni. Classico. 19 jolly rari, ci mettiamo un'eternità con questi. 6 jolly epici, let's go, che non penso mi servano più, quasi quasi a sto punto per le giant. Li potrei buttare tutti lì, magari arriva al 12 è impossibile. Questo è un Comunque, bel abbiamo il jolly leggendario che poi decidiamo un attimino dove utilizzarlo. E partiamo con... sono due carte che non uso, ditemi voi se è destra o se è sinistra. Poi aspetta che non mi ricordo. vabbè, Ok. ognuno avrà dei sondaggi come faceva Vinci, si mette in eternità, raga. Sinistra, sinistra, sinistra. Vabbè, andiamo. Tanto sono due carte, non è cash, chissà che roba. Strega e gelo. Vabbè, prendo la strega. Qui Venga, ovvio. andrei di barbari scelti, che a me piacciono, sono belli. Anche se i Buono, draghetti buono. magari li usano, ma i barbari scelti piacciono a me, quindi chi se ne frega. Ehi, Dark Prince. E a sto punto non so, prendo da 5 Dark Prince mi prendo l'oro. Non lo so come funziona. Perché gli altri li userò mai. Non credo. Prendo da 2500 di oro. Che coltempi che corrono. Oh, che culo! Vabbè, signori, popolo! Bello, mi Che becca. culo! Che no, vabbè, che culo pazzesco! 700 mini pe, vabbè. Bello, 15 fulmine o 15 furie. E qua ognuno dipende con che mazzo gioca. No, no, ma Sì. ti consiglio fulmine. Anche io ti consiglio fulmine. Andiamo a prendere la fulmine. E poi la Alla fulmine fa leggendaria. un'unità. Speriamo di trovare MK, quelle che ho, dai, facciamo i bravi. Sono due, dai, per cortesia. Dalle guise è buono. Minatore e strega. A sto punto io prenderei, giusto per avere in cambio uno switch, in caso. Uno switch futuro prendo, vabbè, in realtà non cambia niente. Ora magari prendo il minatore così potenziabile. Sì, il miner No. anche. Io prenderei miner. Sì, andiamo, andiamo, lo portiamo al 10. In realtà non lo portiamo al 10, però. Esatto, non portarle, che tanto le scambi e vai easy. Sì, quindi alla fine va bene. Vabbè, minatore. Per le leggendarie faccio sempre il pull. Se hai voglia, Piervis, sì, dai, tanto comunque c'è un po' di tempo. Fai 30 secondi. Andiamo. 4000 di oro, 4600. Classici jolly, 70 comuni. 19 jolly rari, questi qui vabbè, poi li andiamo a utilizzare sul mini pekka. I jolly lepici appunto sulle giant, a sto punto potremmo pensare di fare un mazzo Sì, 2.0 che perché non si livellerà tanto, a meno che non vada a utilizzare il Dark Prince, il mini pekka pure di là, la fireball, che sennò diventa un mazzo imbarazzante, perché non ho carte praticamente, quindi da ammazza al 5. Abbiamo orda o la palla di neve. Due carte che la palla di neve la vedo un po' più su, la Lorda meno, però vabbè. Dopo aprirne qualcuno da 250 e sì, qualcosina si potrebbe, però non conviene tanto, eh. Eh no. Prendiamo Lorda per le vecchie glorie di chi giocava ai tempi. Barbari Il Lord era forte tempo fa. Ma gli si gioca. scelti. Barbari scelti, sì, Ma io sono ai buoni. tempi facevo barbari scelti o barbari e sopra Orda ed erano corone su corona ai tempi. Me lo ricordo, me lo La ricordo. gente Sì, ma sì. panicava, panicava tantissimo. Poi 16 giganti, portiamoli a hanno casa. scoperto le Sì, poi hanno spalle. scoperto che basta una fireball con i barbari e l'orda e sei sopra tantissimo. 160 zap, direi che non c'è neanche troppo da pensarci qua. Confermo la zap. Sì, prendi zap. 60 maialini o non so come si chiama, dai, il cannone che spara in aria, non mi viene in mente il nome.
maialini. Maialini sono belli, maialini sono belli. Maiali sì, royale. Maialini. Maialini. 25 golem o 25 cannoni mobili? Golem. Vabbè, i golem sono, cioè, son belli. Magari più avanti decido di farci un mazzo strano col golemino. Che te ne pare? Che te ne pare? Un bel golemito. Questa sera scaliamo, ragazzi, in compagnia di Fizzo. No, perché Fizzo scalerà per affari suoi. Giustamente, probabilmente proverà le 8003. Ci auguriamo che le prenda, perché il poverino sta giocando 20 ore. Bene, perché dici, giocassi male, anche se non sono nessuno pregiudicato. Dice, beh, hai giocato di merda. Zio caro, cioè, giochi bene, trovi quei mazzi che non puoi battere. Non puoi farcela, anche se sei fortissimo, non ce la puoi fare. Che palle, soggetto. Quando trovi i... i cosi, i cycle di trivella, cioè spessissimo, lo dicevo anche a Mario, anche se metti tutto a modo, spesso non gli tocchi le torri, perché il tuo mazzo non è difficile. Ma che riesci a sfondarlo, quasi impossibile, cioè non è che tu non gliele tocchi perché non sei capace, che non puoi, il tuo mazzo non può farlo proprio. Quindi io tipo, quando vedo cycle drill faccio Ale, bello. Il problema è che ne troverai tanti 8 e 3, lo sai meglio di me tra l'altro. Lo so. Troverai tanto. Leggendaria mi dicono di prendere quella a destra, la strega. Sì, la strega, tutta la vita. Mi sono un attimino perso. Ma facciamo un po' di chiacchiere, che sennò davvero sembra la slot machine. Sì. Sto chest opening. No, seriamente. Cioè, sembra la slot machine di uno che spende soldi. Comunque, ragazzi, punto esclamativo video. Perché oggi è uscito un video dove i ragazzi del clan, del nostro clan, sfidano CiccioGamer89. È stato un video divertente. Quindi se volete vederlo, punto esclamativo video, se no cercate semplicemente, o se qualche mod ha il link, oppure vediamo se riesco un attimino a spammarlo io. Punto esclamativo video, perché abbiamo ripreso a fare i video su Royal e ci siamo spostati con le esplorazioni sul canale secondario, ma vabbè. Ho hard spammato, scusate. Comunque, continuiamo con i nostri bellissimi baulini. 4600 di oro, classici jolly. Quindi a sto punto zappi jolly, anche se non arriverò mai a 5000, lo sappiamo tutti. Perché per provare il prossimo libro nello shop, chissà quanto mi passa, quindi... un mese. Quindi voglio dire, avere la zappa al 12, teoricamente mid season dovrei riuscire ad averla al 13 lo stesso. Sì, col pass la maxi. 19 jolly. Classici, 6 epic. Quindi ti maxi una delle due leggendarie che ti manca. L'altra la maxi con i jolly che c'hai adesso. Quindi spiriti o gang? Goblin. Spiritelli sono belli. Spiritelli. Sono belli. Spirito della cura o torre bombardiera. Che l'ho visto ogni tanto la torre bombardiera. Che carta strana ancora si usa. No, guarda che cioè, adesso è uscita dalla meta. Ma tipo 6 mesi fa era strameta. Ma anche ai tempi, all'inizio, bro, io mi ricordo quando mettevano la torre bombardiera la gente quittava. Io mi ricordo quando quittava, non potevi fermarla ai tempi. Non poteva, parliamo di anni e anni e anni fa, Me la ricordo proprio. Ah, la zappa qua, anche se i barberi scelti sono belli, però la zappa è lei, ci serve. 2000 carte, siamo sempre più vicini a queste 5000, beh, da pazzi 5000 comunque, 24 Valchiri o 24 3 Moschettieri? Valchiria. Direi Valchiria, perché tra i moschettieri dubito che io li sappia utilizzare bene. La Valchiria è un po' più facile, un po' più user friendly. 32 sì. Mega sgherri, direi che andiamo su quelli rispetto alle alla fornace. Sì. Fornace quando la trovo contro è noiosissima, però perché spesso devo utilizzare la fireball, non va giù ovviamente. Grazie mille Damiano del Prime. Mancano 7 sub al prossimo baule shoppato. Vi ricordo che con Amazon Prime potete fare la sub. E ben deciso che ogni 10 sub shoppiamo le grandi gemme. Altre. Come fece Vincenzo, che è stata una bella idea la sua. Qui direi di prendere il pecca senza troppe chiacchiere in realtà. Anche perché la specchio dubito che la useremo troppo. E andiamo con la leggendaria, che è proprio lei, incredibile, va in assurdo. Mi trova due leggendarie a spam. È sempre lo stesso. Lo facciamo? Facciamo miner ancora? Sì, fai il miner. Io prenderei miner.
E andiamo su, mi fido, mi fido. Ci fidiamo, ci fida donna santa. Guarda il lato positivo, ogni baule c'hai un gettone, cioè un token, come si chiama? Sì, no, quella è Un l'unica gioiello cosa di positiva, perché sono sicuro al 100% di trovare una leggendaria a mia scelta, più una che, se Dio mi vuole bene, magari mi fa trovare anche una che Esatto, il utilizzo. token elettrico o il tronco. Sì. Okram ha scritto: ma se hai preso Golem dovevi prendere la strega. Vabbè, ma dubito che farò un mazzo Golem, sincero, eh. Però neanche col miner in realtà, quindi vabbè. Era giusto perché magari mi chiedono più Golem quelli del clan, sincero. Shoppo per il bene comune. 19 jolly. Classici, 6 epici. Jolly leggendario. Allora. Belle queste rare. Bellissime, incredibili. Vabbè, Boh, prendi la capanna Goblin. qua non è che sono 21. Oh, 278 giganti royal, devo prenderli. Ci fa un mazzo, raga, poi lo studiamo. Mi dite voi anche se ho i livelli bassi, non mi interessa. Intanto lo setappiamo, poi vediamo come sistemarlo più avanti. Così almeno riusciamo magari ad avere 3 mazzi Sei di quelli brutti. E Giant, gigante royale, il mio main. Divento proprio una roba vergognosa poi. forte al 12. Divento proprio una roba vergognosa. Quattro cannoni, quattro cloni. Che la clone ieri ha fatto spettacolo. Io ti consiglio il cannone. Sì, anche perché la clone, voglio dire. Beh, oddio, facciamo Golem clone di quelle impegnate. Però alla fine sono quattro. Arciere è molto più forte. Ma volevo il gigante royale di quelli veri. Vabbè, andiamo a prenderci il cannone. Lo portiamo su all'otto. Mini pecca, finalmente sei riuscito a darmi sto mini pecca e ce l'abbiamo al 12 perché teoricamente con i jolly dovremmo esserci. 10 bocciatori o 10 veleno? Bocciatori. Andiamo con i bocciatori. Veleno è comoda, la vedo usata su, ma tanto a Fizio io non arrivo alle tue coppe, cioè, no, quindi no, no, non pensarla non pensarla ai tuoi livelli, non ci arrivo tanto. Non ci arrivo là, neanche se spendo 3.000 euro. Quindi purtroppo giocheremo carte un po' più facili. E non ci arrivo. 11 Baby Dragon e 11 Fury. Andrei sul dragone. Andrei Sì. sul dragon. Che lo portiamo su al 10, tra l'altro. Leggendaria. Dammi sto MK. Sto qua mi qualcosa, per cortesia. Scintilla. E niente. E pesca. Niente. Non me la vuole dare. Non gli Beh, piace. pesca d'oro, pure buono. Grazie mille Marco dei 16 mesi. Mancano 6 sub e si shoppa ancora gemme. Andiamo, andiamo.